Ho saputo che ti sei comprato lo scooterino. Ti hanno informato bene. Intanto, sapere anche quanto l'ho pagato? Penso di bollo, mi sono rovinato di bollo. Oh ragazzi, questi due giovanotti vengono direttamente dal Portogallo, ah? Sì, siamo venuti dal Portogallo felicemente in Tunisia. Confermo. Ti fanno gli auguri perché hai preso casa. Grazie. Un saluto a tutti gli amici di Toc Toc Tunisia. Neanche il tempo di staccare da lavoro e quindi chiudere le sale cinesche dello studio per poi catapultarci qui ad Hammamet, dove ci sta la Medina, come potete notare, e lì ci stanno coloro che faranno parte dei nuovi hammamettiani e coloro che sono in viaggio prova perché stanno vedendo e stanno sondando un po' il terreno. Allora, dite, ci avviciniamo, chiamiamo anche Sara? Ragazzi, non vi nascondo che io e Sara siamo stanchissimi, perché questa settimana è già iniziata in maniera molto intensa, perché ovviamente, come ben sapete, molti di voi che ci seguono, come abbiamo fatto anche diversi post, avete potuto notare che noi siamo stati in giro per l'Italia, dove abbiamo fatto per 4 meeting come ordine del giorno, defiscalizzazione e trasferimento in Tunisia. Vediamo se Sara riesce. Sara! Avvicina. Oh, se la trattengono. Allora Sara, come vedi siamo live. Sì, ciao a tutti, ciao amici. Abbiamo chiuso l'ufficio e abbiamo raggiunto i nostri colleghi. Siamo qui. I nostri colleghi? I nostri clienti. Vedi, adesso stanca lì. Ma pure io, sai che ho avuto problemi con la lingua, mi stavo inceppando, non riuscivo a fare un ragionamento logico e siamo live, immagina. Sì. E niente, siamo qua alla Medina de Hammamet, ora ci prendiamo una cosa da bere, stiamo tutti insieme e socializziamo. Allora, dobbiamo essere sinceri, abbiamo fatto anche qualche innesto, ci stanno 2-3 di persone che già sono venuti lo scorso anno, che abbiamo lasciato lì e stanno cercando di indottrinare, di dare consigli a tutti i nuovi. Sì. Quindi allora, io oggi ho fatto firmare ai nostri clienti il contratto di casa, quindi hanno già preso casa. E un altro cliente con me questa mattina ha fatto già la presentazione della domanda del permesso di soggiorno. E Claudio? E Claudio con un'altra coppia ci ha fatto il contratto. Domani farà il contratto. Quindi 3 case in 3 giorni, siamo stati impegnatissimi. Questa settimana è iniziata di botto proprio, già alle 7 eravamo in ufficio. Ma l'ho detto, ma ci mancherebbe, perché poi anche, diciamolo, che questi meeting che abbiamo fatto in queste 4 città hanno dato i loro frutti. Ci sono tanti italiani che stanno già proiettando la loro visione qui in Tunisia e vogliono venire già per una vacanza prova e altri già per trasferirsi. Quindi ci siamo già conosciuti in Italia e ci rincontreremo qui ad Hammamet. Ma la cosa quella che mi ha colpito di più è il loro, come si dice, malessere. Cioè tutti coloro che ci hanno fermato, che sono intervenuti, hanno raccontato questo malessere nei confronti, diciamo, dell'Italia. Questo però la fa pensare, però. La dice lunga. Non è una cosa bella, perché fino a quando tu decidi di cambiare, di migliorarti nella vita e dici, beh, allora voglio fare una nuova esperienza, va bene, le porte sono aperte. Ma quando ci sta anche un malessere di contorno a... Ma tu lo senti questo vento? Non sì, so ragazzi se voi sentite, ci sta un venticello che non dispiace, perché oggi e ieri c'è stato molto caldo. E il vento è sempre comodo, perché ci rinfresca ragazzi. Allora praticamente... Avvicina qua, non fa... Vieni qua, che attenzione a quello che dici perché siamo live. Ragazzi, guardate anche Ela. Come va? Che bella che sei oggi. Ragazzi, sono stata bene. Allora, sono guardate che Ela ha un compito importante. Intanto Ela vi fa l'accoglienza se venite qui in viaggio prova. E Ela finalmente si è indottrinata all'eccellenza e vi porta anche in giro per le varie città e luoghi turistici della Tunisia. Perché parlo l'italiano. No, tu parli italiano, francese, arabo e arabo tunisino. Quindi vedete, qua già c'è parte
una parte dello staff. Aspettiamo ancora Claudio, Fatma ovviamente è andata a casa perché quella, ragazzi, c'ha famiglia, quindi c'ha famiglia, quindi doveva rientrare. Però auguri, ragazzi, a quello che arriva. Ecco, auguri a chi arriva. Così conoscerete anche ella. È bella, non è cara, meravigliosa. È assolutamente una cosa. Non ascoltate quello che ti dica la gente. Eccola là. No, no, più che altro, ti stanno salutando. Allora, giustamente dice Ela, state attenti perché si legge la qualsiasi cosa. I social, come ho detto io nelle riunioni, sono pericolosissimi e proprio lì stanno nascosti coloro che vi vogliono accaparare, chi vuole accalappiare, sì, come tanti avvoltoi nascosti. Quindi stiamo attenti, occhio ai social, perché siamo bravi a dire ai ragazzini state attenti su Facebook che trovate persone brutte, ma io ve lo dico anche a voi che siete over. Allora, che dico, giriamo la telecamera e andiamo, sì, a vedere. Ah, Enzo, un altro, ragazzi, a 1-1, state qui. Ma che vuoi? Ma che ti porta qua? Non t'avevo proprio visto. Guarda che ci sta pure mia mamma e mio papà che ti stanno guardando. Ciao. Siamo live, ciao. Allora. Allora, la Franca, un saluto a mia mamma, non glielo fai? Dove sta? È qua, sta guardando. È qua in mezzo. Ciao. Oh, ragazzi, questi due giovanotti vengono direttamente da Portogallo, ah? Sì, siamo venuti dal Portogallo felicemente in Tunisia. Confermo. Vabbè, scommetto che eri assieme a tuo marito tu. Eri assieme a tuo marito. Sì. Ah, se lei non ti lascia solo, ah? No, poi sono mezzo azzoppato ancora. Mamma mia. Figurati. Va bene, intanto poi loro racconteremo anche la vostra testimonianza tramite qualche video in futuro. Certo. Perché quella di Arcangelo l'abbiamo raccontata, adesso toccherà anche a voi raccontare la vostra testimonianza. Va bene. Allora, ragazzi, mi giro, adesso permettetemi. Sì. Che fate inquadrare anche i ragazzi nuovi. Certo. Cosa bella che do dei ragazzi a tutti, eh? Così nessuno si offende. Quello più grande sono io. Allora, un attimino, permettete. Ma Mauro ancora non è tornato. E allora? Allora, scusatemi se ci sono delle vibrazioni, ma siamo senza lo stabilizzatore. Allora. Ciao Arcangelo. Ciao, ti saluta anche mia mamma. Ti ringrazio, buone cose. Sergio arriva a novembre a fare l'ultimo viaggio. Sì. Buonasera. Saluta, dillo buonasera, che fai, ti vergogni? Ragazzi, guardate com'è abbronzato. Si vede la striscia bianca. Beato te. Buonasera. Sei live. Stai attento a quello che dici. Allora non posso dire quello che penso. Intanto facciamo gli auguri Mabruk al nostro amico che oggi ha preso casa assieme a sua moglie Laura, auguri, ti fanno gli auguri perché hai preso casa. Grazie, sono contenta anch'io. Ho una casa enorme, ti sei presa, dai. Troppo enorme. Bella casa, dai. Il marito. Diventerai vittima come lo sono io. Sono schiavizzato fino a che sto qua, insomma. Però bella. No, bella, per essere bella è bella. Dai. Era consigliata a me. No, io. Ragazzi, non dite queste cose. La colpa è a metà. Così se succede qualcosa è colpa mia. Bella. Poi attendiamo sempre a Giuseppina. Saluto. Io ancora aspetto di fare il video con te. Va bene, adesso la Patrizia, con te so che hai preso anche tu casa, domani ci sarà la firma del contratto, quindi già gli auguri te li faccio domani quando si firmerà. E anche con te, tu lo sai che sarai una delle mie preferite per fare i video. Va bene, accetto volentieri. Non fare come lei.
che mi rimanda, perché ho delle cose bellissime da raccontare. Vabbè, ma figurati, un paese meraviglioso che ci aiuta, che Mirko, Sara sono splendidi, Claudio che ci ha accompagnato, no, Claudio infatti lo sto aspettando, ti giuro, avremo tante cose da dire, veramente bene, tutte cose positive. Grazie della testimonianza, mi sposto un attimino. Sergio! Sergio, sei live, saluto a tutti. Ciao a tutti, benvenuti in Tunisia. Ma come benvenuti? Benvenuti, ascolta, sono venuto a trovarmi degli amici, sono qui in viaggio prova. Gli ho detto che qui si sta da Dio, quindi benvenuti, perché li tratteniamo, li portiamo via il biglietto, rimangono qui. Ma così dobbiamo fare. Sergio, tu devi essere il mio sponsor. E io sono il tuo sponsor, perché qui si sta bene, caspita. Si può che gli spiego che qua si sta bene. Ma tu il video di Sergio l'hai visto in TV? No. L'unica cosa dico che gli ho raccomandato, di non bere liquidi fatti da privati. Quindi siamo attenti, non facciamo liquori fatti in casa. Noi ragazzi, beviamo solo cose certificate. Il resto no. Vabbè, non disturbiamo loro che sono impegnatissimi. Adesso io mi dirigo di nuovo. Questa signora di Padova. Allora Sara, scusa, sì, ci incamminiamo. Salutiamo a tutti, un abbraccio, mi raccomando, se volete venire in Tunisia scriveteci, contattateci per vacanza prova o per trasferimento. Noi vi aspettiamo, ci andiamo a sedere e ci prendiamo qualcosa di fresco. Andiamo. Ciao. Andremo lì. Ciao, vi saluto. Andremo lì. Questo è un cocktail alla frutta di stagione. Di stagione, cioè? Non lo so, ma che stagione, che frutta c'hanno? Che da noi ormai stagione non esiste. Guarda, ora come ora dovrebbe esserci il melograno. Quindi, ma questo non credo, guarda, che non lo so. No, non credo che sia melograno. Può da sicuro che c'è un po' di melograno. Questo è citronade e io ragazzi, tè e la menta. Ora, in questo istante la mia spalla sinistra è scoperta, ecco come potete vedere, perché manca Sara. Perché dove è andata Sara? Sara è andata a recuperare una coppia che ovviamente è venuta qui in vacanza prova e non conoscendo i posti, e quindi non ha neanche non è riuscita neanche in tempo ad attivare internet. Oh, salute! Grazie, salute anche a voi, scusate. Rosy. Saluto a tutti, e quindi non sanno arrivare qui, quindi a questo punto Sara si è prodigata assieme a Ela a andare a fargli un incontro direttamente in hotel. Ela, guardate qua, guardate il grande Michele. Michele, sei sempre in splendida forma nonostante mangi. Sempre, bisogna essere sempre in splendida forma. Ho saputo che ti sei comprato lo scooterino. Ti hanno informato bene. Mi fa piacere. Intanto, anche quanto l'ho pagato? Ma Brooke, sì, dimmi. La modica somma di 1300 euro. Ma di, con assicurazioni e bollo, diciamo, sono andato a 1400. Ho speso di bollo, mi sono rovinato di bollo, 7 euro. Di bollo? Scusa. 19 euro. Ma dimmi un po', che è un cinquantino? È un 125 di cilindrata. 125 e 7 euro. 7 euro annui. Di assicurazione 90 euro. 90 euro. Quindi per un totale di 1400. Ah. Comunque ti ho visto per strada. Di che colore è? Blu, mi pare. No. ti ho visto. Oh, continuate a mangiare. Grazie. E anche Domenico. Guardato. E poi la moglie mi chiama e mi dice: Mirko, tieniamo la stecchetto. E oggi solo due farfalle con la grigia ho mangiato. No! Povera Maria, torna giù subito, trova il marito. Dovevo utilizzare quel pochettino di cose che... Ok, dopo aver consumato abbiamo fatto qui la raccolta dei soldi qua con Domenico, ragazzi, il contabile. Abbiamo pagato in totale, Domenico? 150 era. Ok.
complesso di Mancia, ragazzi. Questi sono 150. Sara, io mi sono divertito, tu sei andata in giro a lavorare, io invece... A divertirti, ma mi sembra sì. Giusta questa cosa. Parliamone. Quando ti tocca. Sempre a me mi tocca, sempre.